Eccoci, allora buongiorno anche da parte mia che ho seguito finora la tavola rotonda qui dallo studio di trasmissione e quindi approfitto per ringraziare ancora una volta i nostri ospiti che sono stati con noi, che ci hanno parlato di Dante, che ci hanno fatto riflettere sulle traduzioni e su Dante oggi. Stimolando sicuramente futuri traduttori e futuri lettori di Dante in Brasile e in Italia e dovunque, insomma, ci siano interessati al nostro grande riferimento. Ieri parlavo della tensione tra tradizione e innovazione, no? Il fatto di essere noi sempre qui a pensare a chi ci ha preceduto e a chi verrà, e quindi al bisogno di sentirci sempre un po' traduttori, nel senso di chi fa un po' il legame tra quello che è venuto prima e quello che ci sarà dopo. Allora, il mio compito adesso, comunque, invece che parlare di Dante in questa versione traduzione, come leggete da quello che è scritto sotto la mia immagine, è quello di introdurre Giacomo Chierini che parlerà tra un istante a nome della casa editrice Alma Edizioni, una delle case editrici che stanno supportando il nostro congresso e che sono ormai tra gli amici con cui condividiamo riflessioni non solo direttamente sulle questioni, diciamo, editoriali, ma anche così su come funziona e come è organizzato l'insegnamento dell'italiano in Brasile. Quindi, come sapete, approfitto di questo momento per ricordarvelo. Esiste sulla nostra piattaforma uno stand, anzi una fiera virtuale con gli stand delle case editrici che sono presenti. Quindi vi invito ancora una volta ad andare a visitarle e anche a fare domande direttamente ai rappresentanti delle diverse case editrici. È una cosa molto interessante e utile per chi insegna l'italiano e per chi vuole scoprire che cosa offre il mercato editoriale in questo momento, che tra l'altro, va detto, si è anche spesso in quest'anno dantesco dedicato a pensare a come portare Dante anche nelle scuole, anche nei corsi di italiano. Quindi, se sei pronto, Giacomo, io ti passerei la parola ringraziandoti Salve, ascolta mi e sentite? dandoti quindi il tuo tempo. Mi Sì, sentite? Ah, bene. sì. Ok, bene. Allora, buon pomeriggio qui e buona mattina in Brasile. Condivido lo schermo. Intanto volevo salutare. Io, come sentite forse dall'accento, parlo da Firenze e sono a circa 1,5 km dalla casa di Dante, 18-20 minuti a piedi. Quindi siamo gioco in casa, diciamo, quest'anno, insomma, e quindi siamo qui vicino. Allora, condividiamo lo schermo. Vediamo un attimo se ci riesco. Lo riuscite a vedere? Vedete la condivisione, la schermata con. Ok, vediamo un attimo se riesco a minimizzare qui. Ok, dovrebbe. È un po' lento perché si sta. Ecco, ora vedete. Ok, bene. Allora, io sono Giacomo Pierini, sono appunto direttore marketing di Alma Edizioni. Ringrazio Elisabetta e tutta l'organizzazione del congresso per l'invito alle case editrici, perché non è banale, ma spesso in tutta la filiera dell'insegnamento veniamo a volte dimenticati, nel senso che i congressi, insomma, ci sono le università, ci sono tutti, ma alla fine l'ultima forse ruota del carro, quella che arriva sui libri di scuola e di università, non è sempre, diciamo, invitato. Quindi grazie a.
Elisabetta e all'Abbi. Io sono stato al 17° congresso a Rio de Janeiro in presenza, sono stato al 18° congresso a Belo Horizonte in presenza e spero di essere al 20° in presenza tra 2 anni, perché oggettivamente scambiare informazioni sull'andamento dell'italiano in Brasile per me è molto importante, anche a livello ovviamente presenziale, come per capire un po' come funziona e come si muove un mercato anche a livello, diciamo, di prezzi, di altre cose più commerciali. Quindi faccio questa presentazione per dirvi, per chi non ci conosce, noi siamo appunto una casa editrice leader nel settore italiano, siamo nati nel 1994 e siamo presenti in oltre 100 paesi con una rete di una 70-80 distributori. In Brasile siamo distribuiti tra gli altri da Disal, che, come ha detto giustamente Elisabetta, è presente in una con un link nell'area dei nello spazio virtuale e presenta degli sconti speciali per questo congresso. Quindi vi faccio vedere appunto la pagina a disal.com.br/congressoalma. Si possono acquistare i libri con uno sconto particolare che è valido solo nei giorni del congresso. E nello stand virtuale dell'Alma, per chi fosse interessato, dalle 9 alle 10 e mezzo c'è un responsabile di Alma, e dalle 15 alle 16:30 orario brasiliano c'è un responsabile di Sal per spiegare un po' eventualmente offerte e chiedere cose più di tipo commerciale. Quindi questa è la parte più, diciamo, di vendita del libro, che ho detto subito, così me la sono tolta. Alma cosa fa? Oltre a fare libri, forse anche di più, facciamo di tutto, cioè nel senso che Alma è nata anche come formazione. E quindi prima della pandemia noi facciamo tantissimi eventi in giro per il mondo, potete vederne solamente alcuni, e l'ultimo appunto è stato quello che abbiamo organizzato a San Paolo 2 anni fa esatti, proprio in questi giorni, all'Istituto Italiano di Cultura lì a Genopolis, dove c'erano quasi 200 docenti. Poi nello stesso viaggio andai anche a Florianopolis, ho fatto un giro negli anni, ho fatto varie parti del, e poi veni al congresso a Belo Horizonte. Quindi uno dei punti, diciamo, importanti di Alma è la formazione al docente, perché non vendiamo solamente libri, ma è proprio un punto di forza da 25 anni a questa parte, l'accompagnare il docente anche nella parte di formazione. Poi facciamo formazione anche online, e questa è stata molto molto importante in questo ultimo anno e mezzo. Noi abbiamo, diciamo, fatto webinar sull'insegnamento di tutti i tipi, abbiamo, ora faccio vedere poi più in dettaglio, una TV che si chiama Alma TV con video all'interno, videocorsi che nel periodo della pandemia abbiamo aperto gratis per tutti i docenti, abbiamo esercizi online di tutti i tipi sui principali corsi e ci appoggiamo una piattaforma che si chiama Blink Learning per l'insegnamento della lingua. Più in dettaglio, in Alma TV si trovano rubriche un po' di tutti i tipi. Faccio notare che abbiamo appunto 500.000 di utenti unici all'anno, vuol dire persone individuali diverse, per cui è una cosa abbastanza importante, 30-40.000 persone diverse ogni mese, e le rubriche spaziano appunto dalle città italiane nel mondo a pillole di grammatica, dette grammatica caffè, perché sono pilloline di 2 minuti nel tempo che uno si fa un caffè. In viaggio con Sara sono i viaggi di alcune città italiane dove lei va in giro e spiega dei retroscena sulle città italiane, e poi vedete l'italiano con i fumetti, con il cinema, per la cucina che è collegato al nostro libro e quindi si spiega proprio come fare le ricette e come appunto in modo proprio pratico. L'italiano per bambini, l'osteria parla appunto di libri e di vino e tante altre cose. E poi ci sono tutta la parte, diciamo, di tutti gli eventi formativi che ha fatto Alma fin dal 2013 in avanti, con tutte le varie modalità e webinar che abbiamo fatto in questi anni.
Alma è anche social, come non potrebbe essere diversamente, e abbiamo anche qui un approccio, diciamo, abbastanza diverso rispetto a altri editori. Cioè, noi abbiamo ora sono già quasi 40.000 iscritti su Facebook e su YouTube. Tutti i contenuti non sono contenuti, diciamo, pensati per vendere qualcosa, ma sono tutte pillole per i docenti. Quindi abbiamo delle rubriche, come per esempio la parola della settimana, in questo caso scapicollarsi, oppure quiz linguistico, oppure lingua quiz. Cioè, la Facebook è usato quasi come un blog, dove noi carichiamo continuamente contenuti per il docente, quindi è un altro elemento in più. Spesso l'uso sbagliato che fanno le aziende, un po' tutte, di Facebook è quello di caricare, di cercare di vendere prodotti, e Facebook non è sostanzialmente nato per quello. Facebook è nato per tutt'altro, per guardare cosa fanno gli altri, per divertirsi, per svagarsi, e quindi in questo caso il docente può usare Facebook di Alma in questa modalità. Le novità editoriali, ovviamente, è il nostro forte. E cosa abbiamo fatto? È uscito da un anno e mezzo 10, che è il nostro nuovo manuale, ed è l'unico, diciamo, nel panorama dell'italiano per stranieri degli ultimi 3 anni. Sorvolo su questo manuale perché domani dal 9 alle 10 ora appunto Brasile gli autori Massimo Naddeo e Ridicio Orlandino faranno una presentazione, diciamo, dinamica, facendo fare anche delle cose di questo testo, quindi al quale i partecipanti che parteciperanno appunto alla presentazione riceveranno un link per poi richiedere un ebook in omaggio, che manderemo a partire appunto da domani, dopo l'altro. Insomma, lo metteremo nella chat di Zoom, e quindi uno si iscriverà a questo form molto semplice e riceverà un ebook della durata di 12 mesi, di 10, non so, mi sembra 10-1, e quindi, insomma, potrà cominciare a vederlo e poi scegliere cosa, se è interessante per le lezioni. Siamo arrivati fino al livello B1, a giugno uscirà il livello B2, quindi questo qua, ripeto, è il manuale in cui vi parleremo domani più in dettaglio. Poi Alma, in questo anno e mezzo non ci siamo annoiati, nel senso che, oltre alla tradizione storica dei prodotti di Alma, come per esempio i pronomi italiani, i verbi, le parole, negli ultimi anni abbiamo ampliato questa collana di grammatica in modo un po' più creativo, nel senso che, andando più in dettaglio a parlare di preposizioni, passato prossimo, imperfetto, essere, avere, cioè tutte le varie tipologie di problematiche, le congiunzioni, altre parole difficili, non solo, diciamo, per così dire, la grammaticona librone, ma un po' a segmentare la grammatica in fascicoletti più pratici e più focalizzati su alcuni punti. Il congiuntivo è andato molto bene, i 100 dubbi di grammatica italiana ci hanno chiesto già nella stanza, diciamo, di Alma del congresso, e quindi diciamo gli ultimi due che abbiamo fatto sono stati essere, avere, le congiunzioni, e ultimissimo è la fonetica. La fonetica, appunto, è qua, ce l'ho qui, il primo libro, diciamo, che vi presento, e ovviamente non è che ve lo sto a raccontare a voi che siete esperti di questa materia, ma sostanzialmente si parla, è un multilivello dal livello A1 al livello B2, dove si parte dalle problematiche delle vocali A, U, I, e si arriva fino all'intonazione del testo, alle parole straniere, alle pronunce regionali. Quindi un excursus nella fonetica italiana, appunto, come pronunciare correttamente l'italiano, ed è uno degli elementi di approfondimento della parte grammaticale. Quindi in questo anno noi abbiamo fatto anche queste tipologie di libri e non siamo stati fermi, per così dire. Poi abbiamo fatto un altro libro che si chiama appunto L'italiano per l'arte, e che è
molto interessante, perché ve lo faccio vedere anche questo. Sostanzialmente sono varie schede didattiche, anche questo è di livello A2, livello B1, dove si trattano 10 quadri importanti o elementi architettonici della cultura italiana, e quindi l'Anfiteatro Flavio, la Primavera ai Botticelli, il Cenacolo di Leonardo, e si didattizza con una storiella, diciamo, di introduzione di livello molto semplice. Per esempio qui il mio primo giorno al Colosseo, con la storiella poi si introduce al lessico della lessico relativo e degli esercizi relativi alla parte. Come vedete, in questo caso si parla del Colosseo, e quindi qui viene suddiviso, viene analizzato e vengono indicati i vari elementi dell'anfiteatro, come per esempio i sotterranei, l'arena, no? E viene tutto analizzato. Stessa cosa per tutti gli altri quadri, è sempre quest'uso di una lettura iniziale e poi tutta la parte, diciamo, di lessico, e quindi la prospettiva, vedete qui non si vede molto bene, ma la prospettiva, il punto, no? E tutte le cose relative all'arte. Quindi gioca su questo doppio livello tra una storia e una parte, perché ci sembrava un approccio troppo, diciamo, artistico, solo sull'opera, fosse un po' ostico e forse anche un po' noioso per lo studente. E quindi qui, come ho scritto, questo corso di arte e lingua italiana propone delle storie originali, e quindi come la Primavera, Michele David. Ogni racconto è accompagnato da un glossario virtuale, che è quello che ho fatto vedere, da una ricca articolata unità didattica. Poi, altra novità, questa qui recentissima, è questo Italiano per l'opera, no? Che è appena uscito ed è molto molto interessante, perché oltre a persone, diciamo, pensato per cantanti d'opera, musicisti, operatori del settore musicale, ma anche appassionati di arte. Quindi anche qui partiamo da 10 arie, e quindi abbiamo la Bohème, Pagliacci, il Barbiere di Siviglia, il Don Giovanni, la Turandot, no? Madame Butterfly, Rigoletto, Tosca e la Traviata, e qui anche qui si introduce al lessico dell'opera in modo molto semplice, perché il problema è che spesso molti cantanti d'opera hanno bisogno di imparare la fonetica e le parole, ma non necessariamente, diciamo, la lingua. Quindi gioca su un doppio livello tra l'insegnamento del lessico specialistico del mondo dell'opera e alcune elementi di grammatica tradizionale, come il verbo avere e fare. Quindi questo qua è un vero corso, come è qui scritto qui, corso di lingua italiana. Quindi rispetto a quello con l'arte, questo qua gioca su questo doppio livello, cioè una parte di insegnamento classico dell'italiano e una parte di opera più in dettaglio. E quindi possiamo trovare tutte le varie cose, da elementi all'interno del teatro, come si chiamano le varie note, come si chiamano i vari strumenti, fino appunto a un livello base. Un livello A1, A2, questo è un po' il segreto di questo libro, perché spesso è facile fare per queste cose tipo moda o arte libri di livello avanzato, però la vera sfida per un editore è quella di fare dei libri con argomenti abbastanza complessi come arte e opera, però accessibili a un livello A1, A2. Poi questi libri li trovate, come ho detto, tutti nello spazio riservato della Disal, e li potete ordinare a loro. Poi abbiamo i quaderni del Plida. Alma è partner della società Dante Alighieri, e quindi noi, diciamo, per vincolo contrattuale abbiamo solo produzione di una certificazione, l'italiano, che è appunto il Plida, e abbiamo rifatto da poco tutti i livelli, per cui so che in Brasile non è molto presente
il Plida, come non è molto presente nemmeno la Dante, però diciamo che è un elemento importante di Alma, perché comunque vincola a una istituzione prestigiosa e è molto importante per noi in tutta l'America Latina, come specialmente in Messico e in Argentina, e ma anche in altri paesi. Quindi per noi comunque è un elemento importante del nostro catalogo, e io sempre lo ricordo. Questo l'ho già detto. Poi Davvero Italiano, questo qua è un altro librino che abbiamo fatto nel periodo proprio della pandemia, molto molto divertente. Qui ho due o tre libretti divertenti ultimi. Questo libro di Davvero Italiano, come dice qua, è un libro, è un libro per pensare in modo divertente e alla mentalità e ai comportamenti tipici degli italiani e alle abitudini. Per esempio, non so, c'è questo ragazzo, questo studente, che potrebbe essere uno studente brasiliano o americano, che arriva in Italia e ovviamente va a fare colazione, gli danno colazione che è minima. E quindi questo dice: ma dov'è la colazione? E quindi spiega che in Italia la colazione ovviamente è una colazione sempre cornetto e cappuccino, che non esiste una colazione, diciamo, abbondante come in altri paesi. Oppure, per esempio, in questa storia lui dice: appena si mette a sedere, per me è un cappuccino appena si mette a sedere. E l'altro dice: ma stai scherzando, cioè non si può chiedere in Italia un cappuccino, e poi voglio una pizza di contorno. Cioè tutti elementi di errori che fa lo straniero sistematicamente, no? Negli orari, dove in Italia uno dice 9, 9 e mezzo, non sa se 9, 9 e mezzo, quindi ora voi magari in Brasile, in America Latina è più comprensibile, però in paesi del nord spesso ci sono delle incomprensioni sugli orari. Quindi diciamo c'è questo ragazzo che poverino durante il libro vive in Italia e sbaglia sistematicamente gli approcci a tutte le cose, si offende se gli dicono che è un po' di sovrappeso, tutte le cose diciamo che in Italia invece si fanno normalmente. Quindi voleva essere un viaggio attraverso i fumetti sulle abitudini, appunto come dice qui, come quelle fare colazione in piedi, non sarebbe considerare molto strane, ma che in Italia sono normalissime. Quindi guida pratica per stranieri con esercizi. Poi, e mi avvio verso la conclusione, abbiamo due libri che sono Le storie italiane famosi e Le storie italiane. Qui diciamo sempre in un modo come un approccio Alma, cioè attraverso la lettura, perché Alma nasce nel 1994 con letture facilitate. Qui abbiamo fatto dei racconti su dei personaggi famosi, e anche qui c'è degli esercizi e un lessico relativo ai personaggi, quindi Leonardo, a Fellini, a Michelangelo, a Versace. E vuole essere La storia italiana dei famosi un viaggio all'interno di personaggi importanti dal passato fino ai giorni nostri, appunto come ad esempio Versace. E allo stesso tempo, sempre con lo stesso leitmotiv, cioè un racconto semplice, storie italiane, e quindi un libriccino molto molto agevole sugli elementi più importanti della storia italiana, dal Rinascimento, cosa vuol dire Risorgimento, cosa vuol dire boom economico, cosa vuol dire fascismo, cioè delle parole che per noi sono molto molto chiare, ma forse a parte il Rinascimento all'estero non dicono molto, comunque vogliono significare altre cose, perché il boom economico ci può essere in ogni momento, invece noi intendiamo esattamente il boom degli anni 60. Quindi tutta una diciamo un'analisi sempre in modo leggero. I due libri sono I storie italiane famose livello A1 A2 e Le storie italiane livello A2 B1. Per concludere, diciamo, quest'ultimo anno e mezzo abbiamo fatto questi tre piccoli diari, che sono un po', non so se li conoscete, quelli distruggi il mio diario, strappalo, cose di questo tipo. Il mio diario sono tre diari per studenti, in questo caso più per di secondaria o abbastanza o di corsi così informali, dove durante un mese lo studente deve fare tutti i giorni un'azione in italiano. E quindi
Il primo giorno deve andare a, insomma, deve andare a chiedere qualcosa, ovviamente non solamente in un posto chiamando per telefono, qualcosa, cioè per 30 giorni, e passa di livello come se fosse un videogioco. Questo qui lo porta via via, diciamo, con attività creative da dover fare, mail, chiamate e altre, o ascoltare cose, vedete, propone ogni giorno una serie di compiti sorprendenti, magici, che porteranno ogni studente a immergersi attraverso la lingua nel mondo Italia, nei suoi colori, sapori e odori. Quindi questo qua è una cosa un po' così sperimentale che abbiamo voluto fare, perché a Alma ogni tanto gli piace fare cose un po' strane. Abbiamo fatto movimenti, abbiamo fatto quindi come imparare l'italiano per muoversi, o andiamo fuori, come insegnare l'italiano all'aria aperta, e ogni tanto, diciamo, vogliamo fare queste cose un po' fuori dalla norma, per fare delle cose che non siano solamente la didattica oppure manuali di tipo classico, come è stato il 10. Quindi noi, diciamo, io ho concluso questo excursus, spero che sia chiaro quello che fa Alma. Nel caso, appunto, potete scrivere a Disal per avere i nostri libri, o eventualmente a noi, a alma@almaedizioni.it, per avere informazioni sui libri o sui punti vendita. Non so se hai qualche domanda, Elisabetta, o qualcuno. Allora, grazie Giacomo. Intanto abbiamo visto o rivisto, perché lo conosceva già un po' il catalogo di Alma. Questa nostra trasmissione ha una chat. Quindi ci sono vediamo quante persone. Poi intanto ci chiedono dove sono disponibili, cioè per quale app di lettura i libri di Alma Edizioni, cioè se c'è, io lo so, però lo ribadisco, se c'è un posto specifico, come funziona. L'uso La parte del digitale. digitale, e questo è Raffaele Scabin, e invece Angela Zucchi, mia collega all'Università di San Paolo, domanda come si fa a ricevere un campione di ebook. Allora, io intanto alla domanda mi aggancio per dire che domani mattina dalle 9 alle 10 nello stand di Alma Edizioni, a cui potete tutti accedere tramite la piattaforma, ci sarà uno speciale webinar con tutti coloro che parteciperanno avranno in omaggio, come Giacomo già diceva poco fa, l'accesso per 12 mesi, se ho capito bene, Sì. A a uno dei manuali. 10. A 10. Sì, 10, sì, che tu stesso però non sapevi esattamente quale, cioè se il primo No, mi sembra l'1, mi sembra 10 12. 1. Vedi, siccome non lo Comunque, sapevi neanche tu, ho detto io non mi no, pensavo a un sbilancio manuale adesso. tipo il marchio, tipo se era Espresso o altri, Ah, quindi c'è quello lì. ok, no, 10. Ok, 10. quindi queste due domande, appunto, magari in questo, cioè, Sì. approfitto di questi pochi minuti che ci Va restano bene. per Allora, dare le informazioni più pratiche. Alma, diciamo, i libri digitali sono, come ho detto, su Blink Learning. Qual è diciamo, il problema, tra virgolette? Allora, alcuni libri come 10 Espresso si possono comprare con l'ebook dentro, quindi si compra il libro con il codice dentro, praticamente per lo stesso prezzo. Quindi sia 10 che 9 Espresso si compra con il codice all'interno, e danno un ebook interattivo. L'ebook interattivo ti dà la possibilità, appunto, di fare lezioni, fare tantissime cose, ed è anche abbastanza caro, quindi all'interno lo vendiamo insieme. Si può comprare anche separato solo sulla piattaforma Blink Shop, e quindi uno si compra il l'ebook e basta, che è esattamente uguale a quello che diamo domani in omaggio. Cioè, quello che noi daremo domani in omaggio è esattamente a un qualsiasi ebook che si può comprare su Blink Shop. Quindi, alcuni titoli sono libro o ebook.
Invece 10 Espresso, che sono libri importanti, diciamo, di Alma, e prossimamente anche Espresso Ragazzi, che per i licei, avrà il codice all'interno. Quindi non esiste un'app, cioè nel senso, uno si scarica l'app di Blink Learning, che è una piattaforma spagnola che cui servono praticamente quasi tutte le case editrici di lingue, e uno compra il libro, rimane attivo 12 più 2, diciamo, cioè 2 mesi di comporto, quindi sono 14 mesi il libro. Quindi questa è l'unica forma. Invece se compra il libro di cartaceo Espresso 10, il codice trova dentro, sempre lo vede su Blink. Ok? E la seconda domanda era, invece, ho già risposto alle due, oppure... Sì, direi di sì, perché l'altra era come si fa per avere un campione. Collega ha già detto, ho capito, grazie. Per avere un campione di ebook, mandate una mail a noi, alla Alma Chiocciola, quella che trovate sul sito. Se uno volesse avere un campione fisico, invece, cartaceo, nel nostro sito in alto c'è un'area info, giù c'è scritto copie saggio, uno riempie quello e poi noi valuteremo in base a una serie di cose, cioè appunto la distanza del paese, il numero di studenti, l'importanza dell'università e così. Non lo possiamo ovviamente mandare a tutti in tutto il mondo, e quindi chi ci scrive noi facciamo via via tutte le analisi, ma generalmente, diciamo, lo mandiamo specialmente a un'università, e quindi questa è la via per averlo noi. Se delle volte il distributore ce l'ha, glielo dà al distributore in modo diretto e poi noi glielo ridiamo al distributore. Comunque, insomma, voi scriveteci Alma Chiocciola per qualsiasi dubbio e noi lo risolviamo, insomma. Non... va bene? Benissimo. Perfetto, benissimo. Allora, io ringrazio ancora una volta Giacomo, ricordo di nuovo la nostra programmazione per oggi e per i prossimi giorni. Alle 14:00 saranno aperte le sale in cui si svolgeranno le sezioni tematiche del pomeriggio. Ricordatevi di entrare possibilmente qualche minuto prima, in modo che si possano fare tutti i test, sperando che non ci siano problemi, anzi ci scusiamo per i problemi che ci sono stati. Alle 14:15 aprono invece le sale per la seconda, per il secondo orario, diciamo, delle sezioni tematiche, che dureranno dalle 14:30 alle 18:30. Domani mattina invece ci vediamo. Allora, chi vorrà andare allo stand della Alma dovrà farlo tramite la fiera virtuale dalle 9 alle 10, mentre la nostra programmazione qui nell'auditorium delle plenarie comincerà alle 10, e domani abbiamo il piacere di avere con noi tre scrittrici della diaspora cosiddette, o scrittrici della migrazione, quindi sarà sicuramente una tavola rotonda molto interessante e sarà moderata dalle colleghe del direttivo Cristiane Landuffu e Tatiana Fancinacci. E poi nel pomeriggio di domani, ve lo dico già subito, ma ve lo ridirò domani, mi ricordatevi che abbiamo l'assemblea ordinaria dei soci e che quindi la vostra partecipazione sarà fondamentale. Adesso vi auguro buon pranzo, riposatevi un po' prima dei lavori pomeridiani e ci vediamo più tardi. Buon pomeriggio. Bene, saluto, arrivederci e buona prosecuzione dei lavori. Grazie, grazie ancora. Yes.